accarezzare perché ti raccontano la storia di un uomo. L'opera del beato Alfonso Maria Fusco vive ancora oggi. Presentato ieri presso il Castello Doria di Angri, il libro raccontano di lui sulla figura del beato a cura della professoressa Raffaella Del Pezzo, pronipote del beato e docente in pensione di filologia tedesca. Ci interessa il messaggio che ha voluto dare alle nuove generazioni, a noi contemporanei, cioè dare la propria vita per le fasce più deboli, in modo particolare per i bambini, che rappresentavano e rappresentano delle criticità dell'era moderna. Oggi le nuove povertà ci stanno portando a conoscere situazioni di degrado, non solo economico, morale, che deve far riflettere un poco tutti, non solo noi cittadini, ma le istituzioni. Oggi noi siamo particolarmente attenti a questi fenomeni perché attraverso questa sensibilizzazione e il recupero di queste fasce deboli passa anche lo sviluppo e la crescita di una società. Io facendo una battuta alle suore che insistono sul miracolo per avere la gioia di vederlo santo, ho detto: ma il miracolo esiste già, è perché voi siete ancora in vita. Singolare coincidenza fra quel tempo e questo tempo di crisi, tempo di tristezza, tempo di miserie, e l'intervento del Beato Fusco in quel momento portò uno sprazzo di luce. Io mi auguro che ci possano essere altri Beati Fusco. Una profonda emozione, anche perché mi ha colpito molto anche questa nuova iniziativa delle suore con questi bambini in India, questa loro missione, perché effettivamente penso che sia realizzata appieno quella che era il sogno di Alfonso Maria Fusco.